Ciao ragazzi, allora in questo video voglio parlare di Elon Musk, il proprietario di Tesla, ok? Del marchio Tesla, della macchina Tesla, il quale lo reputo un genio, un genio, un genio e poi vi spiego il perché. Prima di parlare di Elon Musk, apro una piccola parentesi, questo è un video che è fruibile a tutti su YouTube. Nell'ultimo periodo, poi parliamo di Elon Musk, ho fatto dei video parlando in italiano, però noto che facendo i video in italiano, parlando in italiano, perché mi sembra di parlare in italiano, noto che alcuni non riescono a comprendere e capire bene questa lingua. Quindi, prima di parlare di Elon Musk, è un video questo qui fruibile a tutti, ripeto, non è che a un certo punto dico Patreon, robo. Allora, è un video in chiaro. È un video in italiano. Ripeto alcuni concetti prima di parlare di Elon Musk. Io continuo a mettere video, un video, magari due video al giorno anche su YouTube, fruibili da tutti. Ho deciso che alcuni argomenti che voglio trattare li faccio con dei link privati che metterò agli iscritti del mio Patreon, col quale adesso sto studiando il modo, devo capire se Telegram, WhatsApp, delle mail, devo capire perché poi mi hanno detto che WhatsApp più di tot persone non puoi mettere dentro, devo capirlo, ok? Sicuramente adesso poi partirò, non so se aprirò un Telegram, non lo so perché devo capire Telegram che non l'ho ancora studiato, se Telegram è ancora qualcosa che mi porta via un pacco di tempo, sto cercando il modo migliore per avere un contatto, se un'email, non lo so. E alcuni video li metterò lì, finito, non c'è nessun catastrofismo, l'Hambenedetto non è sparito, l'ho detto dall'inizio, l'Hambenedetto non è sparito, ok? Oggi per esempio vedo se mettere un video su Patreon, quasi tutti i giorni metterò un video, ok? La gente non vuole che metta una preview. Tranquilli, non metto una preview. Vi dà fastidio che metto quattro video? Non c'è problema. Intanto il video che farò metto il link privato, non lo vedete neanche, e lo vedranno solamente gli iscritti di Patreon. Quindi dov'è questo problema? Io costantemente continuo a mettere video. I video di turismo, i video che se vado in Portogallo, i video dove faccio vedere delle situazioni, un pacco di video continuerò a mettere, ok? Non è assolutamente cambiato nulla. Chi vuole qualche informazione in più, chi mi vuole seguire con altri video dove parlo di certi argomenti perché mi sono stufato di avere dei bimbo minchia sotto che rompono le scatole, lo faccio lì. Chi vuole avere un contatto diretto, lo faccio lì e voglio organizzare con questi iscritti. Magari già da metà mese prossimo, poi lo comunicherò ovviamente a loro. Voglio fargli una sorpresa, qualcosa degli incontri che voglio fare. Comunico direttamente con i miei iscritti a Patreon. Chi vuole seguirmi, mi segua. Ho messo una cifra ridicola. Ho anche delle buone notizie su questo discorso, anche del volontariato che sto facendo. Poi faremo un altro video con cui voglio migliorare comunque la qualità dei video. Voglio parlare tranquillamente senza rotture di scatole, ok? Voglio organizzare degli incontri, dalla primavera al prossimo anno metterò giù un piano, non so, di zingarate, vacanze, roba che gli iscritti potranno partecipare, ve lo do in anticipo, quindi poi al massimo lo cambiamo giusto all'ultimo momento se è una questione magari che c'è brutto tempo, compagnia varia. E quindi voglio avere un rapporto costante e diretto con le persone che mi vogliono bene. Finito, basta. Per il resto, state tranquilli, ogni giorno ci saranno i miei video fruibili da tutti, ma determinati argomenti. Il contatto diretto lo voglio avere con queste persone. Poi il resto, robo. Adesso parlo di Elon Musk, comunque parlo di Elon Musk. Non ho perso iscritti perché li ho bloccati io e non ho perso 1000 iscritti. Non ho perso, li ho buttati proprio fuori io perché mi avevano rotto le scatole, ok? E questa settimana si sono iscritti al canale un centinaio di persone, ho buttato fuori perché 200-300 li ho disiscritti io, 400 persone, 400 diciamo iscritti. Quindi ho perso 300 iscritti, ok?
quindi da 2,22 che era 2, magari era 2,2200, adesso vedete 2,21, il totale sono 300. Penso che 200-250 profili troll haters li ho bloccati io perché a me va bene tutto, io fino ad oggi ho sopportato perché ho continuato a mettere video, non ho mai guardato nessun commento, non mi è mai fregato, però adesso su argomenti dove tratto di beneficenza, di situazioni, compagnia varia, leggere commenti ridicoli, di frustrati, mentre si sta parlando di cose serie come possono essere questi bimbi che purtroppo sono sotto il bombardamento o altre situazioni, la cosa non mi va. Quindi per chi comunque non mi vuole seguire in Patreon, e fa benissimo, per l'amor di Dio, è libero di fare quello che vuoi, non è una tragedia. L'Ambenedetto è ancora, tutti i giorni vi mette un video su YouTube, i fans che mi vogliono supportare per supportare il canale, per comunque darmi la possibilità di fare alcune cose, per non fare i soliti video nella stanzetta efebica. Per poter comunque dare un qualche video migliore, per avere un rapporto, per organizzare qualcosa, perché se io organizzo qualcosa non lo faccio da miserabile, ok? Ok? Quindi il prossimo anno sicuramente ci sarà tutta una serie di belle iniziative che voglio fare con loro, quindi seguite, iscrivetevi chi vuole iscrivere per avere questo discorso. Negli incontri che organizzo poi vi porto un po' di mie magliette, compagnia varia che ve le regalo, non c'è problema, non vengo lì a rompervi le balle. Datemi tempo per il discorso di capire come, in questo momento sono un attimino, c'ho un po' di cazzi, capire qual è il modo migliore per entrare in comunicazione. Forse ho capito che forse si possono fare anche delle live, quindi a quel punto lì se possiamo fare delle live direttamente, possiamo comunicare con noi, forse è ancora la cosa migliore. Ho visto che si può fare anche delle live direttamente su Patreon, devo capirci dentro ancora anch'io. Questa qui è la situazione, quindi penso di aver parlato in italiano. Se vedo qualcuno che viene ancora sotto a rompere le scatole perché non ha niente da fare, lo blocco, quindi non me ne frega niente, io non ho perso iscritti, ho bloccato rompiscatole, perché poi sono sempre quei 70, 80, frustrati, 50, che creano 1.000 profili che vanno da me, da tutti a rompergli le scatole, mi sono rotto veramente rotto le scatole. Elon Musk, non vi dico, adesso non interrompo il video, dico se volete Elon Musk, ripeto, alcuni video li metterò dalla parte di là, li metterò con il link per chi è iscritto a Patreon, questo è un video tranquillamente che vi posso parlare di Elon Musk. Elon Musk lo reputo un genio perché reputo che oggi stanno rimbalzando le borse il Nasdaq, ma vi ricordate che quando io mercoledì o martedì scorso dissi che il mercato sarebbe venuto giù, il Nasdaq ha perso il 10-12%. Oggi le azioni Tesla stanno rimbalzando, ma io reputo un genio perché le reputo le Tiscali del 2020, cioè Elon Musk, una società con un fatturato ridicolo. Ok, io non discuto, non sono un esperto di auto, quindi non sto qui a giudicare la macchina, se è bella, se è brutta, sarà bella, non lo so. Dico solamente che il titolo Tesla è andato in bolla pazzesco, crescendo fino a pochi giorni fa più del 1000% in un anno. E Elon Musk, avendo un pacco di azioni, sono sicuro che è arrivato ai massimi. Ha venduto e ha portato a casa un pacco di miliardi. Perché? Perché ragazzi, le bolle non si prendono con retino, le bolle scoppiano. E secondo me la bolla di Tesla è scoppiata. È scoppiata, c'è stato un bello storno, sicuramente ci sarà un rimbalzo, magari torneremo ancora a toccare i massimi, ma questo titolo è destinato a fare la fine del titolo che ha fatto Tiscali, Seat Pagine Gialle ai tempi e compagnia varia. Questo ragazzi, cioè questo con le sue azioni dove sono arrivati, cioè questo che ha fatto dei miliardi ragazzi, cioè lui i miliardi li ha fatti in borsa, non li ha fatto vendendo le macchine, questo li ha fatti in borsa e stai tranquillo che questo qui
l'impennata che ha fatto questo titolo, che poi è tutto mosso dai cagnoni, che ha fatto così ed è arrivato su Pam e ha fatto l'uncinata. State tranquillo che qua è il titolo. Mettetevi il cuore in pace, come con Bitcoin, come con Tiscali, come con Seat, come con tutti i titoli di questa portata. Fra 2 anni avrà fatto così e sarà tornato più o meno da dove è partito, perché già essere a un rapporto 35-40, come è in questo momento Apple, già le Apple in questo momento devono comunque rientrare in una decenza. Tesla è fuori di testa, fuori di testa. Tesla è fuori di testa. E quindi Elon Musk è un genio, perché sicuro questi qui, già lui diceva che erano sopravvalutate, lo diceva addirittura lui. Poi quando c'è l'irrazionalità la gente compra. E questo qui sicuro, quando le Tesla, adesso poi c'è stato il frazionamento, le hanno frazionate. Comunque quando le Tesla sono arrivate a 2000, questo le ha vendute un pacco. Perché venerdì c'è stato un ribasso forte, giovedì è stato un ribasso, venerdì, ieri, oggi un ribalzo, ma la bolla di Tesla secondo me è scoppiata. Secondo me è scoppiata. È scoppiata, ci potrà essere un rimbalzo, magari farà un doppio massimo, ma chi parlava di, ai tempi, adesso perché l'hanno frazionato, di Tesla a 5.000, 4.000 e sono destinate a arrivare, no ragazzi, erano già, cioè quando un titolo fa più del 1000%, il proprietario lì ha già capito tutto. Quindi Elon Musk, genio, genio, perché questo ha fatto un pacco di soldi. Cioè Tesla valevano più di General Motors, FCA, Toyota, tutte messe insieme, ma stai scherzando. Cioè una società che comunque ha degli utili ridicoli. Era cosa incredibile. Ragazzi, questo qui ha fatto un pacco di miliardi e li ha fatti in borsa, li ha fatti, non li ha fatti, non li ha fatti, non li ha fatti di certo con le auto. Niente ragazzi, seguitemi sempre su YouTube, lo ripeto, io adesso arriveranno anche dei video che feci in Svizzera, a Locarno, che feci a Lugano, facendo vedere un po' di situazioni carine. E quando andrò in Portogallo vi farò vedere un po' di situazioni. Ripeto, i video quelli, diciamo, di logistica in giro, consigli per i ragazzi, video più tranquilli, compagnia varia. Adesso ho sentito anche il Pompa prima. Magari torna anche il Pompa, poi il Pompa glielo ho detto, Pompa, gli ho detto tieniti pronto che quando ci sarà la cena con gli amici di Patreon tu sei uno degli ospiti. Però ripeto, con gli amici di Patreon voglio avere un contatto diretto, sono stufo di certi commenti sotto alcuni video, alcuni video li metterò solo per loro, mi piace perché posso postare delle cose con tranquillità. È una buona pagina, sono contento comunque di avere un qualcosa in più, che se devo comunicare diretto lo posso fare degli incontri diretti, li posso fare, posso organizzare qualcosa che mi piace, qualche zingarata, qualche gita, avere un rapporto con tante persone che mi seguono da una vita e creare una community con delle persone che la pensano come me, che non siano solamente dei fantocci messi lì in questa stanzetta, ta, 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 ta. Poi mi vanno bene anche quelli lì. Io adesso ho fatto un po' di pulizia, però ripeto, quando metto dei video comunque di altro genere non sto neanche lì a leggere i commenti, non me ne può fregare di niente. Però sicuramente se vedo qualcuno che offende, che rompe le scatole, che re, vada da un'altra parte. Cioè, ragazzi, fatevi una vita. Quindi chi mi vuole scrivere mi scriva. Sotto i video un po' più vecchi c'è la possibilità di sostenermi quelli che mi sostengono. State tranquillo che sto aiutando delle persone. Ho delle buone notizie anche da darvi, poi arriverà un bel video. So che comunque ve lo anticipo già, è molto contento quel volontario là in Donbass che vi ho messo la PayPal sua per cercare di aiutare questi bambini vittime di guerra. Gli ho detto consegna un bel po' di materiale, fammi qualche video, fammi qualcosa di bello. E quindi ringrazio tutti quelli anche che l'hanno aiutato.
l'ho aiutato anch'io perché ripeto tutto quello che prendo da quelle robe lì glielo giro e niente, quindi niente. Purtroppo oggi ho parlato un pochettino anche di questo di Musk e purtroppo noi viviamo in un mondo che è fatto di cattiveria e di invidia e di brutte persone. Non c'è niente da fare. Quando anche tu ti impegni per il discorso del sociale, fai qualcosa, puoi anche essere la persona più buona del mondo, puoi aiutare delle persone. Io sto dando una mano anche a delle persone in Italia che hanno difficoltà perché comunque non lavorano e purtroppo non riescono neanche a mettere, tra virgolette, insieme il pranzo con la cena. Purtroppo è così, ci sono delle realtà così. E purtroppo io mi rendo conto che quando tu ti impegni, c'è sempre questi falliti, frustrati, questi casi umani che hanno sempre da dire, da rompere i coglioni. Forse la nostra nazione va anche male proprio per questa gente qua. Troppa invidia, troppa cattiveria, troppo odio sociale, troppo tutto questo qua. Quindi è così. Andiamo avanti. Andiamo avanti e sbattiamoci nelle scatole. Niente, vi mando un abbraccio, vi ripeto, ho un po' di video anche dalla Svizzera, messi robo, qualche video e niente, seguitemi su Patreon. Per quanto riguarda Patreon, ho detto, organizzo delle belle cose anche lì per gli iscritti, va bene. Ciao a tutti ragazzi.